È andato rovinosamente in frantumi il sogno dei neosposini di veder coronare il giorno del fatidico sì con la vittoria della squadra del cuore. Artefici dello sgambetto i giallorossi che dopo quasi un anno tornano a vincere in trasferta e lo fanno in grande stile, aggiudicandosi il secondo derby abruzzese a spese del Chieti, quello stesso Chieti che un mese fa in Coppa Italia aveva espugnato il Fadini. È indubbio che i neroverdi stiano attraversando una fase negativa che non facilita la concentrazione. Il Giulianova invece vola sulle ali dell'entusiasmo trascinato dall'uomo derby Matteo Pelatti. Tensione e botte da orbi a parte, la partita è stata sostanzialmente equilibrata fino all'espulsione di Medda nel secondo tempo che ha lasciato i neroverdi in inferiorità numerica. Prima di allora le occasioni da gol si sono equivalse. Al 29esimo del primo tempo termina di poco a lato un colpo di testa di Califano, l'ex di turno. 5 minuti più tardi è lì a sciupare un'occasione a 2 metri dalla porta. Al 44esimo Califano reclama un rigore ma l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei neroverdi. Un minuto dopo è ancora il Chieti a rendersi pericoloso, gran diagonale di Quagliarella che incredibilmente sbatte sulla traversa e torna in campo. Nella ripresa è il Giulianova a creare la prima palla gol. Felci serve Elia solo davanti al portiere ma il tiro è debole. All'ottavo minuto i neroverdi restano in 10 per espulsione di Medda che prende il secondo giallo dopo aver falciato in contropiede Pelatti. Da quel momento la partita cambia volto. Il Giulianova spadroneggia a centrocampo con De Patria a manovrare il gioco e al 25esimo arriva il gol del vantaggio che porta la firma di Pelatti. A conti fatti la classifica è spietata, Giulianova secondo e Chieti penultimo. Siamo con Fabio Lubo, una vittoria di prestigio maturata in modo molto pragmatico. Giulianova ha saputo spingere sull'acceleratore nel momento giusto. Sì, diciamo che la tua analisi mi sembra corretta e abbiamo forse in un certo momento della partita sembrava addirittura con quelle occasioni perse che potessimo addirittura compromettere questo risultato, invece poi siamo stati bravi a trovare questo gol e a difenderlo secondo me in maniera ordinata e corretta. A questo punto la capacità di mantenere i piedi per terra e di saper sudare con grande umiltà. Sì, ma assolutamente, proprio non ci dobbiamo illudere. Sono stati queste ultime due derby sono stati importantissimi perché fanno morale, ti danno la possibilità di lavorare con più tranquillità, però non dobbiamo dimenticare quelli che sono gli obiettivi inizio stagione, quelli di salvarci il prima possibile, di fare più punti possibili. Berti, siamo tanto sudore, ma questo risultato non vuole arrivare. Sì, un periodo così, qualcosa abbiamo sbagliato, abbiamo fatto anche cose buone e penso che alla fine, se contiamo le nostre occasioni e le loro, non avremmo meritato di perdere. Una difficoltà questa partita determinata un po' dallo svantaggio numerico e probabilmente anche da un Giulianova che nel secondo tempo ha veramente giocato a mille. Al Giulianova è una squadra molto organizzata, però secondo me non li siamo stati secondi, abbiamo contrabattuto colpo su colpo e forse abbiamo avuto anche più occasioni noi che non loro. Poi ecco, lo ripeto, voglio ringraziare i ragazzi perché fino alla fine hanno lottato, questo è un segnale importante.